più che riguardo il programma elettorale, io condivido pienamente quelli che sono i punti focalizzati dal padre Carmelo, però sull'agricoltura, su questo stiamo lavorando, ritengo che sia opportuno farlo, potremmo anche organizzare delle riunioni, perché questa struttura da qualche giorno verrà stabilito un orario, perché prima voglio, preferisco neanche dirle molte cose perché voglio confrontarmi prima con gli organismi, giustamente con il comitato di gestione per quanto mi riguarda e fortunato per quanto riguarda la consulta delle associazioni, in modo tale che una volta a settimana noi avevamo individuato il discorso delle biblioteche, ma ciò significa che bisogna riorganizzare molte cose in modo tale che ci sia un punto di incontro che possa affrontare anche queste tematiche durante la settimana, perché capisco che sono delle tematiche che hanno una vastità importante e devono essere sviscerate in modo molto, perché si rischia invece altrimenti di andare oltre a quello che poi è la risposta stessa. Quindi poi sull'agricoltura, su questo abbiamo lavorato tanto, però se iniziamo ad approfondire questo tema significa che rischiamo di arrivare oltre le 10 di martedì sera, non ce lo possiamo permettere. Quindi quello che lei ha, padre Carmelo, lo sa benissimo che io sono molto attento a quello che le dice, perché poi venendo dal mondo della Chiesa sono sensazioni, diciamo così, che li toccate giorno dopo giorno, mano con mano, c'è gente che sicuramente viene e vi dice anche queste cose, quindi non siete altro che il portavoce. Quindi, visto che la voce della Chiesa, la voce dell'istituzione, si possono incontrare durante il percorso e si stanno ogni giorno confrontando, questo è importante, però ritengo che sia opportuno poi rivederci in altri momenti dove possiamo sviscerare tutte queste cose, anche perché a breve sarà fatta la consulta agricola, per esempio, già quella è un'occasione. Il marchio Adeco stiamo lavorando per la commissione e tutto quello che è, quindi in quel momento affronteremo tutto. Poi ci sono delle novità importanti, però mi va di dirle in questo momento, molto molto importante, addirittura ci sarà una sede provinciale di un'organizzazione regionale in ambito di finanziamenti pure in ambito dell'agricoltura. Stiamo definendo la convenzione e questo è un risultato importante, perché avere una sede provinciale Stevanaco di una struttura così importante, fanno anche corsi di formazione, cioè, e hanno già visto questa struttura e gli va bene per fare questi corsi di formazione la mattina con attestati, una cosa importante. No, questa persona deve il corso di formazione che gli servirà. No, stiamo valutando se l'ex municipio, perché lasciarlo chiuso, sinceramente, e aprirlo una volta all'anno non credo che sia utile. Poi, in base alle esigenze che ci saranno, poi sul discorso della salute, lei dice una cosa che a me sta a cuore, nel senso creare momenti dove la gente può andare a fare delle visite, delle analisi, cioè stiamo lavorando anche su questo. Ho avuto l'altro giorno un contatto con una dottoressa dell'ospedale di Vibo che cura questi aspetti, cioè fanno delle analisi specifiche tumorali e tutto quello che è, però stiamo lavorando perché il lavoro non è poco e quindi dobbiamo cercare un po' di strutturarlo. Quindi passo la parola a Nicola, mi pare che... Buonasera, sarò brevissimo. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato questa opportunità, forse la prima nella storia per quanto riguarda l'amministrazione qua a Stevanaco. Quindi ritengo che sia un momento molto importante, un momento di confronto al quale periodicamente secondo me gli amministratori dovrebbero sottoporsi, quindi al giudizio dei cittadini, perché questa credo sia la cosa migliore. Io stasera mi presento in duplice veste. Prima quale rappresentante di un partito politico che ha sostenuto in campagna elettorale la lista Siamo Stevanacoli, Sinistra Italiana, oggi LeU, e poi in qualità di dipendente regionale in prestito all'amministrazione comunale di Stevanaco da qualche anno e sono in forza all'ufficio tributi. Allora, per quanto riguarda dal punto di vista politico, io non posso che esprimere il mio applauso, anche perché l'operato fino ad oggi svolto da voi, e quando dico voi dico l'intera squadra, è sotto gli occhi di tutti, e quindi noi non siamo lesinati come partito a darvi i giusti riconoscimenti e quindi a dare il merito per quello che state facendo e per quello che avete fatto. Ritengo che non è poco, anche perché in tempi di magra, lo diceva poc'anzi il sindaco, il presidente del consiglio, sono dei trasferimenti statali che sono stati ridotti quasi del 50%, quindi
con questo bisogna fare i conti, cercando poi di garantire quelli che sono i servizi, perché giustamente se non garantisci un servizio, il primo ad essere messo sotto accusa è il sindaco, specie nei comuni piccolini. E quindi questo per quanto mi riguarda. Poi da qualche tempo io ho su qualche post io ho paragonato il programma amministrativo ad un grande puzzle, ad un grande mosaico, e ogni volta che l'amministrazione comunale riesce a colmare e quindi a mettere a posto questo tassello in questo grande puzzle, io non mi sottraggo dal scrivere su questi post che abbiamo aggiunto un altro tassello a questo grande mosaico. Io ritengo che da qui alla fine del vostro mandato sicuramente il programma, questo tassello, questo mosaico, riuscirete a completarlo completamente, quindi daremo alla cittadinanza questo grande disegno che è il vostro programma amministrativo. E quindi vi esorto ad andare avanti così, fermo restando che per quanto ci riguarda il nostro sostegno sarà incondizionato. Noi abbiamo riposto la nostra massima fiducia nel vostro operato e saremo al vostro fianco. Mi svesto ora di questi panni e vorrei per un attimo entrare nei panni di dipendente. Mi ripeto, in forza all'ufficio tributi, uno degli uffici forse più difficili, perché quando hai a che fare con le risorse, con i soldi, e quindi tocchi direttamente il portafoglio agli utenti, è chiaro che io vi posso garantire, e Fortunato lo diceva, io ho avuto sono qui a Stefanacolo in prestito da quasi un paio d'anni e qualcosa in più, devo dire che ho trovato sinceramente una grande famiglia e devo riconoscere, e lo dicevo a qualche dipendente comunale di lunga esperienza, io ho trovato veramente dei dipendenti molto, molto competenti, molto in gamba, perché non è facile. Io sono stato per tantissimi anni nella provincia e posso dire che forse l'ambiente era più grande, quindi più dispersivo, e non ho visto quella professionalità che invece sto vedendo e ho avuto modo di apprezzare qui a Stefanacolo, dove l'ambiente è molto più circoscritto. E poi una cosa che più mi ha fatto piacere è questo rapporto diretto che c'è con la gente, perché è chiaro, se tu lavori nel tuo paese e quindi viene un utente, viene un tuo compaesano, lo conosci, sai chi è, sai chi non è, e quindi cerchi di mettere a disposizione la tua competenza, la tua professionalità per fare in modo che il problema che ti presenta il cittadino possa risolverlo quanto prima. E questo vi posso garantire che a Stefanacoli, almeno per quanto mi riguarda e dal mio punto di vista, per quello che ho avuto modo di poter vedere, di poter constatare, lo stanno facendo in pieno quasi tutti i dipendenti comunali. Il sindaco parlava, è vero, il problema spinoso per quanto riguarda Stefanacoli, anche perché di questi tagli governativi, sono i tributi. A Stefanacoli purtroppo, ma sempre, guarda, non è un dato negativo, perché sono dei comuni dove l'evasione tributaria è di gran lunga molto superiore alla nostra, noi diciamo che viaggiamo intorno al 30-33% ed è molto alta, perché chiaramente se noi riuscissimo a recuperare queste risorse, altro che potremmo, come dire, mettere sul piatto non solo 30.000 euro, ma sono molto più ingenti, molto più importanti. Però diciamo che dobbiamo fare di necessità virtù e quindi lavoriamo su questi dati. Ritengo che quanto state cercando di fare sia veramente un'opera meritoria, perché se noi riuscissimo a recuperare, è chiaro che non si può recuperare, però se già riuscissimo a recuperare somme intorno al 20-25-30%, non sarebbe cosa da poco. E poi, cosa più importante, bisogna educare gli utenti. Io capisco che è difficile perché la situazione sociale, economica, occupazionale è quella che è, però dobbiamo fare in modo che la gente capisca che i servizi si possono garantire se ognuno di noi facciamo la nostra parte, nel senso che noi i tributi vanno pagati, c'è poco da fare. Chiaramente dobbiamo pretendere da cittadini che i servizi siano di qualità, e in questo senso il loro operato e il nostro contributo ci sta aiutando. Il fatto stesso che si sia riusciti a raggiungere percentuali alte per quanto riguarda la raccolta differenziata, posso garantire che è una gran bella cosa. Infatti Stefanacoli potrà essere annoverato tra i comuni virtuosi. E il fatto stesso che l'amministrazione comunale abbia deciso di punto, e non è una percentuale bassissima, di ridurre del 30% la prossima bolletta della spazzatura, mi cari compaesani, non è proprio davvero, quindi sono fatti tangibili, cose concrete sulle quali poter giudicare e quindi esprimere un voto a questi giovani amministratori che si stanno prodigando per fare in modo che certe cose possano avvenire nel verso giusto.
Io poi sarò brevissimo e chiudo. Ritengo, caro sindaco, che il fatto di voler mettere i contatori all'esterno per quanto riguarda il servizio idrico sia una cosa importantissima. Io, ripeto, da qualche anno sto lavorando praticamente in questo settore, quindi vi posso garantire che ad oggi noi abbiamo come utenza attiva Stefanaco di circa 1200 utenze. Abbiamo ricostruito questo database, non vi dico che cosa abbiamo trovato all'inizio, perché c'erano un sacco di utenze non censite, contatori noti, leggibili, non vi dico cosa abbiamo provato. Stiamo riuscendo piano piano a ricostruire questo database, vi dicevo sono 1200, quasi 1200 utenze attive, siamo arrivati a censire quasi 300 contatori rotti e leggibili, ai quali inviteremo i cittadini a sostituirlo il più presto possibile, qualcuno lo sta già facendo, anche perché questo significa ridurre lo spreco di una risorsa preziosa qual è l'acqua e cercare poi di contenere le spese che il comune dovrà affrontare per pagare poi quest'acqua alla sua ricarica. Quindi diciamo sono questi come dire, gli argomenti sui quali lavorare, gli argomenti sui quali cercare di intervenire e di essere il più possibile incisivi, perché poi da qui possiamo come dire, sperare di avere una qualità della vita migliore. Io non voglio fare proposte per quanto mi riguarda, anche perché ritengo che ci sono elementi molto più qualificati di me, rappresentanti delle associazioni, della Chiesa, e quindi i quali vivono quotidianamente la realtà del paese, quindi vi ripeto, possono meglio di me esprimere e dare dei suggerimenti, delle indicazioni su come spendere questi soldi. Quindi non posso fare altro che rinnovare il nostro invito ad andare avanti così come state facendo, a formularvi gli auguri.